E rieccoci amici di On The Video per questa terza puntata in questo nuovo studio, sempre più bello, luminoso. Io un po' poco luminoso perché mi sono messo nero in effetti, però vabbè. Ma che, oltre alla luce naturalmente abbiamo la luce del sorriso della nostra Valentina. Ciao Vale, tutto Ciao, bene? tutto bene? Ti piace il nuovo studio? Non te l'ho neanche chiesto la settimana scorsa. Esatto, sì, mi piace. Come vedi, mi sono messa in pandan. Ecco, vedi, Un po' di colori. io no. Io mi dispiace amici di On The Video, sono rimasti un po' nel nero questa settimana, quindi vedremo un po', però sicuramente un ringraziamento a voi che continuate ogni settimana sempre di più a seguirci, quindi questo ci fa molto 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 piacere. Però non siamo più in due ormai, perché dobbiamo chiamare la nostra mascotte. La fai Chiamiamola, chiamare? va Vai! bene, Nikita. Eccola qua che arriva, trottolando. Olè! Eccola. Bella Ciao, ciao. codata! Il suo saluto nei miei confronti è una codata tutte le settimane. Ciao Nikita, bentornata. E detto questo, naturalmente invece andiamo a presentare anche naturalmente il nostro ospite di questa settimana. Chi abbiamo? Abbiamo Fabio Caccavarossi. Ciao, buonasera. Ciao Fabio, bentornato Grazie, io mi sono innanzitutto. messo in bianco per contrastare il tuo nero, così almeno ci Perfetto, siamo messi facciamo d'accordo. ovviamente. Fuori dagli studi, io e buon Fabio, siamo whatsappati prima di entrare. Mi raccomando, io in bianco, tu in nero. Scherzi a parte, com'è nata la passione per la musica, Fabio? Ma è nata molto presto perché io da bambino ero appassionato perché ho comunque una famiglia dove la musica era sempre al centro. Mio papà faceva il disc jockey ogni tanto, quindi potete immaginare che a casa mia c'era sempre la musica. Pane e Tu musica, prova a insomma. immaginare un bambino di 3 anni che si metta a piangere perché non gli metti Rain di Terence Trent D'Arby, che è una canzone che vi invito ad ascoltare. Io piangevo come un matto e per farmi andare via i miei lamenti dovevi mettermi quella canzone, quello e i Queen, quindi mia mamma sapeva come comportarsi. E io credo che anche per quello sia stato un po' il motivo che io mi sono avvicinato poi alla musica. A 6 anni suonavo il pianoforte e a 12, 11, quando ho iniziato le medie, ho cominciato a avvicinarmi alla chitarra classica per poi passare al basso e poi adesso al canto e tutto quello che ne consegue, insomma. Perfetto. So che oltre a cantare sei anche un bassista di una band, giusto? Sì, esatto. Io collaboro con un altro cantautore che si chiama Mattia Ungaro, con il quale suono il basso, ho suonato il basso, abbiamo inciso degli album, abbiamo fatto dei tour e quindi prima di essere cantante appunto ero bassista. I bassisti non nascono mai per volontà, nascono sempre per caso e sono sempre i più rari e impossibili da trovare. Infatti io suonavo in una band, cantavo in una band e a un certo punto ci siamo resi conto che ci mancava il bassista e perciò in un modo o nell'altro qualcuno doveva pur farlo, allora mi sono avvicinato allo strumento che mi è piaciuto molto, poi ho approfondito gli studi e adesso insomma lo so suonare e vado in giro appunto con Mattia. Non solo il basso ma anche la chitarra perché mi sto... Comunque ognuno non smette mai di imparare, sto andando a scuola, sto andando a lezione e quindi sto cercando anche di approfondire lo studio della chitarra. Perciò, sempre Perfetto, musica è, mi no? sembra giusto. Un'altra domanda, com'è nata la sua prima canzone? Una bella domanda questa perché la mia prima canzone è nata su una panchina, se proprio lo devo dire. È nata su una panchina, una canzone... Tra virgolette stupida, chiamala stupida perché ero un ragazzino, avevo 14 anni ed era una canzone ovviamente d'amore perché poi quando si è giovani siamo un po' tutti spensierati ed è nata insieme a una ragazza che non era però la mia musa ispiratrice ma bensì un'altra cantante e insieme abbiamo scritto questa canzone che si chiama Sei solo tu, che è proprio vecchissima, mi vergogno anche ancora oggi di averla scritta perché sai uno poi va a riascoltarsi, uno matura e dice ma cosa avrò mai scritto, cosa mi è passato per la testa, però diciamo che sono contento di averlo fatto, sono passaggi insomma per arrivare poi a quello che sono oggi. La musica è la tua vita. Spiegaci un attimo come mai, perché. Dio, io me lo sono scritto anche sulla pelle, mi sono dannato qua di musica tra microfoni e tutto il resto. No, diciamo che la musica è la mia vita perché io dimmi, ci trovo e posso esprimermi. Voi mi vedete qua davanti al microfono, tutto bello arzillo, ma in realtà sono un po' timidone, no? Nel senso che nella vita normale mi nascondo un attimo e quando sono su un palco piuttosto che in sala prove mi trasformo e mi dà questo senso di liberazione, senso di potermi esprimere
E quindi per questo che io, grazie alla musica, ho potuto esprimere dei concetti, delle cose che magari normalmente non avrei mai detto. E perciò non lo faccio come lavoro, ma sono anch'io un semplice impiegato, però una bellissima passione che condivido con altri ragazzi, con altre persone e che porto avanti da un bel po'. Ecco. Ok, la musica quindi, come detto, è naturalmente la tua vita, ma è anche un po' un'ossessione per Sì, collegarci al prossimo brano beh, che adesso. e qui ti casca la, qui ti volevo, Esatto, guardaci un attimo però appunto il tuo ultimo brano che hai fatto, che tra l'altro è anche l'EP in studio, che si chiama però appunto Ossessione. Sì, allora, questa canzone è scritta nel 2013, sotto un'altra veste, perché come dice il titolo, c'è ossessione, è una parola molto forte, e parla anche qui di una storia, non mia, vissuta in prima persona, ma sempre una storia ispirata. Di un ragazzo che cerca di conquistare una ragazza che però non vuole, non lo vuole e va da un altro, so, la classica storia. È detto con parole molto forti perché è un amore molto forte, quindi cioè, ritornando a città vorrei respirarti l'anima, cioè, quindi avevo bisogno di una musica molto forte ed era quasi tendente, non dico al metal, però era una bella botta. Poi ho dovuto partecipare a un concorso, ho dovuto per forza partecipare, sono passato delle fasi con una canzone, ho voluto proporne un'altra. E lì ho scelto, ho pensato, perché avevo pochissimo tempo, allora ho pensato di riproporre questa canzone e darle una nuova veste, che è quella che poi andiamo a sentire, e che è una veste un po' più dance, più pop, più moderna, diciamo così. Mi sono avvicinato più a quello che diciamo è più commerciale oggi, ecco. Perfetto. Quindi io direi che a questo punto vale, cosa facciamo? Ce lo Vederci il guardiamo? video, ossessione. Incontro per caso una sera, nascondendo tutte le verità. Ogni ragione nei movimenti, istinto in ogni gesto, inconscio in ogni pensiero, è un'ossessione, mania di possessione. Vorrei respirarti l'anima. Scegli me,
eccoci di nuovo in studio con il live che ti ha emozionato di più. Ma sicuramente ce ne sono tanti, cioè non ce n'è uno particolare, perché ogni volta che sali sul palco è sempre un'emozione diversa. Attualmente un live che mi ha emozionato di più è stato ad aprile con la mia nuova band, è stata la prima, c'era veramente tanta gente, ci siamo divertiti. Ma quello magari che mi ha emozionato di più, proprio come cioè, emozione personale, è stato nel 2014 quando abbiamo raccolto dei fondi per due popolazioni, una in Etiopia e l'altra in Togo, si chiamava Music for Africa. Proprio ho lavorato 6 mesi per organizzare questo concerto, abbiamo suonato al Palafacchetti di Treviglio, quindi potete immaginare l'ampiezza, la quantità di persone, e quindi quello emotivamente, ma non perché c'era tanta gente, ma perché era sentito, nel senso che l'avevo organizzato, e quindi è stata un'emozione molto forte. Perfetto. Sappiamo invece che hai partecipato anche al Video Italia Talent Awards, giusto? Sì, esatto, okay. Appunto come dicevo prima. Che esperienza è stata? Raccontacelo un attimo. Come dicevo prima, ho dovuto scrivere Ossessione, rivedere Ossessione, girare un video perché ho partecipato a questo concorso. Questo concorso è un concorso promosso dalla Believe Digital, che è un'etichetta discografica, che si basava sui video e visualizzazioni su YouTube. Io eravamo, credo, 5.000 all'inizio circa persone, siamo stati selezionati e alla fine siamo arrivati in 20 alle semifinali. E alle semifinali sono arrivato appunto con Ossessione e adesso stiamo aspettando gli esiti per capire se sono in finale oppure no, perché ne vanno veramente pochi. Premio. È un contratto discografico, tour, album e tutto il resto, quindi è una cosa molto carina. Però ti posso garantire che l'ho fatto con tutta la sincerità, la tranquillità del mondo, e infatti non mi aspettavo neanche di passare le prime due selezioni, infatti non avevo nessuna canzone pronta, e perciò poi ho dovuto registrare in fretta e in furia questo video. Tra l'altro volevo ringraziare chi ha registrato il video, perché io ho collaborato con Ricky Anelli, che è un altro cantante che avete sì. avuto qua anche voi, per quel che riguarda gli arrangiamenti sono andato in studio da lui a registrare, perché è un mio carissimo amico, mi ha dato una grossa mano. E da vedere Pamonti, che registra il video, che in una settimana ha ripreso tutto il resto, e anche la ballerina che balla nel video, che si chiama Flavia Montelli, altrimenti mi ammazzano poi se non, okay. non li cito. Ecco, e tutto, ovviamente tutta la troupe che c'era dietro. Insomma. Perfetto, quindi li salutiamo anche noi, così almeno non si offende nessuno. E risultato anche di chi l'ha fatto così, perfetto. Hai in programma di fare delle collaborazioni con altri artisti? In passato sì, come dicevo prima, vabbè, io suono per Mattia Ungaro, che è un cantautore, con lui abbiamo arrangiato dei brani, dove vabbè, lui è il frontman, quindi canta lui, però diciamo a livello di musica e arrangiamenti ho collaborato con lui. Abbiamo scritto anche una canzone insieme che si chiama Stringi le mani, che faceva parte del quel concerto che mi ha emozionato, dicevo prima, Music for Africa, che è stata la colonna sonora che poi ha portato anche dei buoni risultati a livello economico, perché tutto il ricavato l'abbiamo donato alle popolazioni dell'Africa. In futuro mi piacerebbe collaborare, perché ho delle cose da dire, quindi adesso sto cercando con calma di riordinare le mie idee e poi capire un po' che cosa fare. A me piacciono molto le collaborazioni tra artisti, perché comunque siamo tutti nell'ambito della musica, e perciò è bello condividere la stessa passione sotto magari stili diversi. Perfetto. Un'altra cosa un po' particolare, oltre che fai il bassista per un'altra band, ma tu hai anche una tua band, per l'appunto, che si chiamano i Blue Tornado. Esatto, appunto, parlaci sì. Parlaci un po' di questo, poi abbiamo anche un video tra l'altro tra qualche istante inerente a ciò, però parlaci un po'. Esatto, sì, io come frontman, cioè vado in giro anche da solo, però giustamente ho bisogno di chi mi supporta musicalmente quando facciamo i concerti. E a dicembre sono nati questi Blue Tornado, eravamo in tre, solo due chitarre e batteria, poi si è aggiunto anche il bassista, e con me ci sono Paolo Lamberto alla batteria, Gianluca Varella alla chitarra e Matteo Locatelli al basso, che saluto e ringrazio per la pazienza.
niente, sono persone con cui ho trovato la voglia, la nuova voglia di suonare, perché l'avevo un po' persa, e loro sono riusciti a trasmettermi questa carica, perché anche loro venivano comunque da esperienze, da fermi, piuttosto che altre esperienze negative, condividiamo molte idee e andiamo in giro per i locali, insomma. Quello che facciamo principalmente sono cover italiane, quindi passano da Battisti piuttosto che Negrita, Ligabue, Neck, un po' i grandi classici che alla gente piace, alla quale la gente piace sentire, e cerchiamo di divertirci facendo la musica. Poi ovviamente tra una canzone e l'altra ci piazzo in mezzo i miei pezzi inediti, in modo tale che riesco anche a farmi conoscere sotto quell'aspetto, ecco. Fantastica. A questo punto allora ce lo vediamo insieme per l'appunto il video di presentazione della tua band. Video. Con le mani! Di più, di più! Cos'altro c'è? Qualcuno a sentirsi migliore. Puoi fare l'amore sotto la luna, guardarsi e rifarlo più forte di prima. La vita rimane la cosa più bella che ho. Poi 1, 2, 3, quanta vita. Ma oddio, a lungo termine è un po' difficile, perché a me piace fare passo per passo. Sicuramente adesso fare un inverno pieno di date con il Blue Tornado, con la mia band, in modo tale che riusciamo a divertirci un po', perché stare in studio è bello, però la cosa più bella di questo mestiere è uscire e stare a contatto con la gente. E poi sicuramente mi piacerebbe fare un album l'anno prossimo. Anche lì, come dicevo prima, devo riordinare le idee, capire un attimino che cosa fare. Non mi dispiacerebbe, lo dico, adesso sparo proprio la bomba del secolo, che non mi dispiacerebbe presentarmi a Sanremo, anche una volta provarci, perché per confrontarmi con tanta altra gente e magari conoscere personaggi nel mondo della musica che potrebbero farmi solo che bene, ecco. Quindi punto un po' in alto, però insomma bisogna farlo, altrimenti non si va da nessuna parte. Esattamente, anche perché tra l'altro noi siamo stati anche l'anno scorso a Sanremo, quindi magari quest'anno troviamo il nostro buon Fabio in quel Sanremo, magari anche saremo giovani, perché no? Sì, vabbè, l'età ce l'ho ancora, Dio, se quindi... ho la barba sembra che ho 50 anni ma ne ho 31. Quindi sei perfettamente in sono linea. Sono in linea, fino a 34 posso andarci. Okay. A questo punto dai i tuoi contatti, visto... Sì, esatto, quindi se qualcuno vuole, no, beh. Adesso io ho la pagina Facebook che è Fabio Scaccabarossi, mi trovate tranquillamente perché ci sono solo io al mondo, che si chiama così, e poi la band Blue Tornado, appunto Blue Tornado tutto attaccato, anche quella su Facebook c'è la pagina. Perfetto, noi naturalmente ti ringraziamo Fabio per essere stato ospite di un video.
Grazie mille a voi per avermi rinvitato. È stato un piacere. Alla prossima, quando vuoi, noi sai che siamo sempre qua. Grazie mille, ciao. A Sanremo, lo vediamo. A Sanremo. Siamo sicuri. Speriamo, verrà volentieri. Grazie, ciao. Noi come sempre siamo giunti al termine, ma prima do la parola alla nostra Vale, che lei ci tiene, io lo so, lei dice no, ma io so non che... Non vedo lei... l'ora di sì, tu arrivi alla fine trasmissione che aspetti solo questo momento, esatto. Io lo so. Il giovedì alle 20.30 su Lodi Crema TV, il venerdì alle 14, domenica alle 12.30, invece su Lombardia TV, canale 99, 599 in Lombardia, 888 nel Lazio, 665 in Liguria, 219 in Piemonte. Io come sempre vi ricordo la nostra pagina Facebook On The Video, mi raccomando un bel like. Il nostro canale YouTube On The Video Lombardia TV, anche lì iscrivetevi così almeno commentate anche i nostri video, lasciate un bel pollicione anche lì, spolliciate mi raccomando, e che naturalmente vi ricordo anche il nostro Instagram per appunto, nuovo Instagram, queste novità su Instagram per appunto On The Video Lombardia TV. Con questo è veramente tutto, come sempre ringraziamo il nostro Vale, grazie a te, la nostra Nikita che si è accovacciata qua. Sempre bene, Nikita Santa, poverina, ha ragione anche lei. I nostri ospiti, naturalmente, i nostri amici da casa che ci seguono sempre più. L'appuntamento settimana prossima. Ciao!